Sappiamo tutti che un videogioco nasce con l'obiettivo di essere giocato da tantissime persone, ma oggi andremo a fare il contrario, ovvero andrò alla ricerca di giochi che non sono mai stati giocati da nessuno, ma soprattutto che non ho manco una recensione. E dopo la grande ricerca sono riuscito a trovare 7 giochi veramente assurdi. Gioco numero 1, ovvero Adventure of Pippi. Mi ha veramente colpito il trailer, sembra praticamente Super Mario 2, quindi va bene, proviamolo. Bellissimo menu, devo essere sincero, andiamo su Play. Mamma mia, ma che cos'è sta roba? Ok, numero 1. Ma che grafica è? Scusate. Mamma mia, ma che cosa sono? Fidget spinner? Oh mio Dio! Il nostro obiettivo è praticamente di prendere più fidget spinner possibili. Ma che diavolo è sta roba? Scusate. Oddio. Ok, perfetto. No, oh mio Dio, ma che grafica c'ha? È veramente bruttissima, oh mio Dio. Oddio, i polli ci sono, cosa vuol dire? Mi ammazzano sti polli, oh, no! Ma non lo sto toccando! Oddio, cosa sono questi, regà? Sono tipo degli accendini. Non sono più fidget spinner. Ma ogni volta che muoio rinizia la canzone. È impossibile da giocare. Ma perché? No, basta. No, ma... Basta, alt F4, ciao. Secondo gioco, Escape the Gloobnkna. Cioè, devo dire che, regà, dal video è veramente sgranato ed sembra fatto veramente male. Oh mio Dio. Ora è gratis, cioè prima si pagava pure sto gioco. Voglio vedere perché... Oddio, aia, ma quanto è alto sto volume? Abbassa immediatamente. Non c'è una cosa per abbassare il volume. Ok, start the game. Mamma mia, regà. Ok. C'è questa bellissima macchina che entra dentro la neve, incredibile. E il mio mouse praticamente è una specie di, non lo so, di un pennello. Oddio, no, che è successo? Salve! Oh mio Dio, ma c'è questa cosa strana. Salve, oh mio Dio, che è successo? Allora, qua c'è un bellissimo falò, perfetto. Eh no, abbiamo fatto un bruttissimo incidente qua. Perché c'è questo pupazzo di neve, incredibile? No, mi devo avvicinare qua. Ho sbagliato e non volevo andare sul falò. No, start the game di nuovo. Non ho capito nulla. Allora, non mi devo avvicinare a questo falò, ho capito. E mo che devo fare? Salve. Bello, devo dire, è fatto veramente bene. Complimenti al creatore di questo gioco. Cioè, dettagli ultra HD, veramente... Che cos'è sta roba? Abbiamo una pistola. Mi raccomando, signori bellissimi di YouTube, è un gioco, mi raccomando, eh. E quindi che devo fare? Ho passato letteralmente 10 minuti a girare intorno alla mappa, perché, regà, non avevo capito il senso di questo gioco. Ma poi... No, non posso entrare, peccato. Oh, oddio, c'è una porta lì. Oddio, che cavolo sei tu? Ma che diavolo è sta grafica, regà? Ma è proprio brutto! Oddio, ma ce n'è un altro! Muori! Ma che cazzo? Oddio, ce n'è uno dietro di me! No, non c'è nulla! Non c'è nulla! No, non ammazzarmi! Non ammazzarmi, ti prego! No, ce ne sono tre! Ma dove diavolo sono finito, regà? Ce ne sono quattro! No, regà, mi stanno inseguendo tutti! Ok, perfetto! E mo che devo fare? Devo ammazzarli tutti! Non ho più munizioni! Ma che sta succedendo? Non sto capendo nulla! No, sono bloccato! Mamma mia, regà, ma cosa sta succedendo? Fatemi chiudere sto gioco, per favore! Terzo gioco, ovvero Beard Cycle. Cioè, regà, letteralmente c'è un orso sopra la moto. Cioè, solo per questo lo devo scaricare e provare immediatamente. Forest, zona 1. Oh mio Dio, come si gioca? Come si gioca?
Non sto muovendo tutto. Oddio, ok, ora va, magicamente. Che cos'è sta roba? Oh mio Dio, se lo sta mangiando, perfetto. Ma regà, sono un orso sopra una moto? Mamma mia, che emozione. Oddio, c'è una volpe. L'ho mangiata, poverina. Poverina volpe. Vai, Fini. Wow, che grafica. Ah, ok. Madre. Mamma mia. Oddio. Oddio, posso farmi la capriola. Oddio, che backflip che ho fatto. Attenzione. Sto diventando un pro player su questo gioco. Un altro backflip. Un altro doppio. No. Ho passato altri 20 minuti a giocare su questo fantastico gioco. Devo dire che è veramente troppo figo. Vai. Veloce. No, 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 no. Lo sapevo. Lo sapevo. Quarto gioco, ovvero Humans vs Zombie. E dal trailer di questo gioco fa veramente schifo, oh mio Dio. Ma che è sta roba? Ma manco c'è la pistola premuta. Eccolo qua. Questi sono gli zombie. Che mi ha chiesto perdono! Ma da dove è venuto quello dietro? Ok, devo stare attento pure da dietro. Eccolo qui, quello di prima. Ma questo è il poliziotto zombie. Poliziotta, per favore, finanziamoci. Mamma mia, troppo forte che sono. No, 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 no. Ok, perfetto, mamma mia. Non c'ho più proiettili. Ok, c'ho un'altra pistoletta. Non so da dove mi è spawnata. Ok, ma... Cioè, ragazzi, c'era... No, 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 scusa! Scusa, 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 scusa! No, 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 non volevo, non volevo! Corri, corri, Fini! Corri, Fini! Vai, li picchio! Vai, vai! Mamma mia, ragazzo, troppo forte! Sto gioco orribile! Quinto gioco, ovvero Pool Shooter Toilet Invader. Cioè, già che c'è un culetto lì come immagine del profilo, è il gioco perfetto. Già che parti in questo strano modo, devo dire che sarà un gioco stupendo, immagino. Ok? Oddio! Cosa è successo? Ho capito! Ho capito! Devo premere spazio! No, lo sto per schippare, per prendere! Ma che cavolo di gioco è? Ok, aspetta, aspettiamo il viola. Mamma mia, che cagata che sto facendo in questo istante! Mamma mia, è proprio lui! Su! E sono io il campione della cacca! Voi non avete ancora capito chi avete davanti! Ok, perfetto. Mamma mia, raga. In teoria quelli blu praticamente premo... Cioè, prendo più punti! Ne ho 400 di punti in questo istante! Di aver sparato la cacca... No! Ho perso una vita, sono veramente scemo! Ok? No! No, 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 c'è questo! Vai! Oddio! King delle cagate incredibili. Sesto gioco, ovvero Adventure Farmer, Save My Son. Non ho idea di che cosa sia, ma regà, sembra praticamente Indiana Jones, quindi installiamolo. Oddio, aeroplano, che è successo? Ta-ta-ta-tan. Oddio, ci sono un sacco di frutte. Che sta succedendo? No, 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 si sta rompendo la finestrina, incredibile! Ma perché? Oddio! No, stanno cadendo ste robe! Oh mio Dio, non se ne sta accorgendo! Cadono un sacco di cose, scatole 50, si sta rompendo pure l'altro! Che teller di gioco! E non se n'è ancora accorto! No, no, figlio! Per favore! Niente, è finito! Ti sei appena accorto che ti è caduto tutto? Niente! Vai! Indiana Jones! Cioè, tipo la cosa così! Mamma mia, che baffo intelligente! E mo' come hai fatto? Ok! Mi sono a posto così! Ok! Mamma mia! Ho capito, andiamo! Andiamo!
Ok, perfetto. Dobbiamo praticamente recuperare tutto il cibo. Ok, nice. Ok, perfetto. Oh, carino come gioco. Ahia, oh, ho immaginato la scena su di me, è stato veramente addolorante. Quindi lo scopo di questo gioco è andare a essere Indiana Jones nel ritrovare il nostro figlio. Ok? Mamma mia, vai qua. Ok, perfetto. No, 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 qua, qua, qua. Ok, no, 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 ok. Lasciati andare. Perfetto, scendi. Perfetto. Non ci riesco. E mo? Ok, no, no, no. No, no. Non lo posso accettare una cosa del genere. Ero quasi vicino al prossimo livello. Però devo dire, molto divertente. Andiamo con la recensione. Settimo gioco, ovvero Crazy Food. Cioè, regà, tu sei praticamente una pera e stai giocando a calcio. Sembra un gioco favoloso. Installiamolo in questo momento. Ma come faccio a giocarci? Scusate. Non ci gioca nessuno a sto gioco. Io ci sto rimarrendo male. Non potrò mai giocare a sto gioco perché nessuno ci gioca. Oh mio Dio, no. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ora vado a giocarmi veramente a GTA 5, un vero gioco. Ciao!